Dobbiamo essere solidali, va benissimo, dobbiamo essere solidali, ma le posso far presente che in questo momento nel nostro paese ci sono 10 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà, le posso far presente che ci sono 3 milioni di cittadini italiani disoccupati, le posso far presente che in questo momento nel nostro paese abbiamo 2 milioni e mezzo di pensionati che prendono meno di 500 euro al mese e fanno la questo fame. Questo che c'entra con la zattera, allora, che abbiamo visto. Questo c'entra che in un momento, cosa c'entra che in un momento come questo... In un momento come questo, chi scappa dalla guerra e chi scappa dalla fame li accogliamo. Sì. Io non so se lei conosce il nome e cognome di tutti quelli che scappano. Io no, purtroppo. Io credo che molti di quelli che scappano, non scappano tutti dalla guerra, non scappano tutti dalla fame, non scappano tutti dalle persecuzioni. Tant'è che sono i numeri, non è che ce li inventiamo noi, sono i numeri del Ministero dell'Interno che dicono che solo il 10% Arrivo, io poi chiudo. Perché tutti quelli che scappano non sono rifugiati politici, non scappano dalla guerra. Si legga i numeri, studi i numeri del Ministero dell'Interno o di Frontex e vedrà che meno del 10% di quelli che scappano da quei territori e approdano sul nostro paese sono rifugiati politici. Ma sì, ho capito, ma di tutto questi il resto che facciamo la conta, tu sei rifugiato, tu sei clandestino. Ma l'identificazione l'abbiamo già detto, l'ha detto allora, prima. Quindi li prendiamo, li identifichiamo e poi li rimandiamo indietro. Quelli che sono migranti economici, che sono clandestini, di cui noi non conosciamo identità, natura e storia, il clandestino o lo mandiamo a casa del signor Bonito oppure li dobbiamo rimandare indietro, come stanno facendo tutti i paesi europei.